Un momento importante ed interessante perché si sta vivendo un confronto fra le esperienze, fra i ragazzi della Campania, dell'Agro Nocino Sarnese, alcuni ragazzi provenienti dall'Inghilterra, altri ragazzi provenienti dalla Spagna. E qui tanti ragazzi che sono venuti e stanno godendo dell'ospitalità di questo popolo. Castagnette e tamorre per ballare, taglioline e carciofi per mangiare. Allora, buona Madonna delle Galline. Questo progetto è un progetto gemellaggio tra città, si chiama Cities on Air, è il primo progetto con la Comunità Europea diretta per il Comune di Pagani e il finanziamento ammonta, per essere precisi, a 5.000 euro copertura dei voli. Tutto il resto è ospitalità, è cordialità ed è accoglienza, soprattutto grazie a chi ha voluto accogliere queste persone all'interno delle loro case e anche, insomma, ad altre strutture che ci hanno dato la loro ospitalità. Il primo progetto europeo approvato è anche propedeutico, cioè fondamentale per far sì che se ne possano fare altri. Fare i primi gemellaggi con città europee era fondamentale per poi creare rete con tante altre città. Essere stato poi punto di riferimento, se non altro per un fatto logistico, questo è stato proprio il massimo che ci poteva capitare. La città come l'ha accolta? Spero bene. Sì, bueno, muchas gracias por esa bienvenida. Loro vengono da Campiglia, una piccola città della Spagna, e dice che sono stati accolti molto bene e non vedono l'ora di vivere questa festa. In Spagna di feste simili certamente ce ne saranno, perché le origini, la storia, le tradizioni sono simili. È muy similare. E anche loro hanno una festa molto simile, solo che a differenza che nostra, che abbiamo la Madonna, loro hanno un uomo e anche loro festeggiano facendo pranzi, processioni e cose simili alle nostre. Si sono divertiti molto e anche il sindaco Salvatore Bottone, che li ha invitati a cucinare, e si sono sentiti molto integrati nonostante non fosse il loro paese. Noi veniamo da Dacorum, è un'area vicino Londra, siamo molto contenti di essere qui, abbiamo ricevuto una splendida ospitalità e siamo molto contenti di essere qui in questo momento. Un volontario che viene a vivere fra volontari di Pagani. Belle, avete messo a confronto le vostre esperienze? Yes, of course. We are a group of... Assolutamente, noi siamo 20 volontari dell'Inghilterra, alcuni dei quali sono volontari che vengono e fanno volontariato nella nostra radio locale, Radio Dacorum, che è un po' il punto di incontro per questo progetto locale Citizens on Air. Siamo assolutamente deliziati di essere qui in questa manifestazione importante delle Madonne delle Galline. Penso che alcuni dei nostri festival inglesi potrebbero sembrare molto strani per voi italiani, quindi è molto importante semplicemente condividere e imparare l'uno dall'altro, perché questi sono momenti essenziali per la crescita. La verdad tiene es una ciudad que tiene bastante encanto. Noi siamo città che ci troviamo sullo Mediterraneo e la gente è molto simile e infatti siamo tutti molto accoglienti e calorosi. Sì, è la mia prima volta in Italia. Sì, è la prima volta in Italia in Pagani e sono molto contenta di stare qui perché l'accoglimento è stato molto caloroso. La Madonna delle Galline, strano, vero? Sì, sì, claro. Siamo molto, è una festa molto particolare, è proprio questo che ci piace e infatti siamo molto contenti di aver partecipato a questo progetto e di stare qui ora con voi. E hai mangiato tagliolini e carciofi? Ho comido los tagliolinos y los... Perfetto, una pasta buonissima. Cosa hai pensato ieri quando hai visto tutta quella gente con i toselli, i tamburi messi belli, bella mostra? Mi è sembrato molto bello perché per la prima volta è qualcosa di diverso dalle altre feste e sono molto contento. Molto importante, infatti stiamo parlando del volontariato, insomma di questo progetto con l'Unione Europea e dei ragazzi che noi ospitiamo e poi magari in un futuro potremo andare anche noi a trovare loro. Quindi diciamo questa amicizia che si spera durerà nel tempo. Hai fatto amicizia con tutti questi ragazzi in così poche ore? Are you friend with all of us in few hours? Yes. Everyone is very friendly here. Vuoi rimanere qui a Pagani? Do you want to stay here in Pagani? I would love to. Sì. Yes.